you project il nome del progetto potete mettere quello che volete io comunque lo chiamo conto corrente poi come sempre dentro a conto corrente devo creare un package posso usarne due posso metterne solo uno è uguale indifferente inizio a creare il package che contiene la classe conto corrente userò due package Nomi dei package sempre in minuscolo. Poi creo un altro package e lo chiamo bancomat. Qui dentro metterò la classe bancomat. Ora vado in conto corrente, tasto destro del mouse, new class. E scrivo conto corrente, la classe. Non ci vuole il main, perché questo non è un programma eseguibile. Allora, non andrò a scrivere tutto il codice adesso, vi do solo del, una guida. Intanto qua bisogna dichiarare le costanti e variabili di classe. E quindi qua voi cancellate tutti questi commenti, al posto dei puntini mettete la dichiarazione delle variabili e costanti ci sono i metodi allora per ogni metodo anche qui non dovete fare altro che copiare quello che c'è scritto questo metodo deve avere del codice qua quindi qua bisogna inserire il codice del metodo per ogni metodo fate la stessa cosa questo rappresenta il conto corrente di un cliente della banca dove c'è il salto il saldo è il suo l'ammontare del conto e poi gli interessi che sono interessi attivi cioè quando il saldo è positivo la banca garantisce un interesse dello 0,1% quando l'interesse cioè quando il saldo è negativo si pagano gli interessi passivi che invece hanno una percentuale del 7% ok Ora, il metodo set saldo è quello che viene utilizzato quando il cliente apre il conto corrente. Quindi la prima volta, appena apre il conto corrente, si utilizza questo metodo per andare ad assegnare, aspettate che le scrivo, fa se no non si capisce quello che dico. Appena apre il conto, si usa questo metodo qua per andare a mettere il saldo iniziale questa è una variabile che quando viene usato questo metodo contiene un valore perché chi è che lo specifica lo specifica l'applicazione cioè quel programma che andremo poi a scrivere nella classe bancomat la classe bancomat è la classe supponiamo che è, possa con consente anche di aprire un conto corrente il bancomat il bancomat chiederà eh, quanto vuoi mettere nel tuo conto? L'utente inserirà una cifra e a quel punto verrà richiamato questo metodo e se non vi è chiaro che cosa vuol dire richiamare dovete studiare un po'. Verrà richiamato questo metodo con la cifra specificata dall'utente che si troverà qua dentro. Ora, questo saldo iniziale deve andare a finire dentro la variabile saldo. Non vi dico come si fa perché dovreste saperlo voi come si fa a mettere questo valore dentro a questa variabile. Per quanto riguarda il metodo preleva, anche questo metodo viene richiamato sempre dalla classe bancomat nel momento in cui l'utente vuole fare un prelievo. Quindi sceglie, preleva, poi l'applicazione che sta nel, nel dispositivo del, del bancomat chiederà quanto vuoi prelevare. Quindi inserisco l'importo, la classe bancomat prende l'importo, poi richiama questo metodo, preleva, passando l'importo. Quindi il saldo si decrementa, scende. Quindi dal saldo devo togliere l'importo. Questo deve fare questo metodo qua, togliere da questa variabile saldo questo importo. Versa il contrario, l'utente vuole versare una certa cifra. Allora specifica l'importo che vuole versare e questo metodo deve andare ad aggiungere l'importo al saldo. Invece il metodo get saldo deve semplicemente prendere il saldo e restituirlo. Il metodo get interessi fa invece un calcolo un pochino più elaborato perché deve andare a vedere se il saldo è positivo. Allora deve calcolare su questo saldo l'interesse attivo. L'interesse attivo si calcola andando a determinare quanto vale lo 0,1% sul saldo. Vi ricordo che la percentuale si calcola eh, prendendo il saldo, moltiplicandolo per 0,1 e dividendolo per 100. Questo è l'interesse. Quindi il metodo restituisce questo interesse ma se invece il saldo è negativo si fa la stessa operazione ma invece di utilizzare lo 0,1 per cento si utilizza il 7 per cento quindi si fa sempre lo stesso calcolo però questa volta con il 7 per cento ok quindi questo è l'interesse poi negativo cioè l'interesse che deve essere pagato dal, dal cliente per cui questo metodo dovrà avere al suo interno un if che va a vedere le due situazioni. Se il saldo è positivo, allora calcola l'interesse attivo, altrimenti calcola l'interesse passivo e poi lo restituisce sempre con l'istruzione return. Iniziate a fare questo. Allora, cominciamo con il metodo set saldo. Il metodo set saldo deve assegnare alla variabile saldo il parametro saldo iniziale. Quindi si tratta di una unica istruzione, una semplice assegnazione: saldo uguale saldo iniziale. Poi il metodo preleva. Abbiamo detto che l'importo specificato come parametro viene sottratto al saldo. Quindi andiamo a sostituire questi puntini con saldo uguale saldo meno importo. Si può utilizzare anche un'istruzione di assegnazione abbreviata. Che vado a scrivere, userò questa d'ora in poi: quindi saldo meno uguale importo. Quindi non viene fatto alcun controllo sul fatto che il, il saldo sia sufficiente ad effettuare il prelevamento, perché nel caso in cui il saldo diventi negativo si applicano poi gli interessi passivi. E per quanto riguarda il versamento, l'istruzione è analoga con la differenza che invece di andare a sottrarre l'importo andiamo ad aggiungerlo. Quindi, qua usiamo sempre un'istruzione di assegnazione di incremento abbreviata che, va, che equivale all'istruzione saldo uguale saldo più importo. Get saldo è molto semplice, restituisce il saldo. Quindi, return saldo e leggermente più complicata questa istruzione get interessi. Questo metodo restituisce solo gli interessi attivi o passivi a seconda del valore del saldo, quindi se il saldo è maggiore o uguale a 0, restituiamo saldo per la variabile interesse diviso 100. Altrimenti, restituiamo il calcolo degli interessi però utilizzando la variabile interesse int passivo. E questa è la classe completa. Passiamo ora a inserire i commenti di documentazione. Quindi primo commento di documentazione sulla classe conto corrente. Quindi primo commento è quello che descrive la classe, che cosa ha, le funzionalità che la classe offre, e l'autore. Eh, Naturalmente ci sono anche eh, altri tag doc che si possono utilizzare come per esempio eh, quello che permette di esprimere la versione della, della classe. E poi andiamo anche a inserire commenti di documentazione per queste variabili poiché sono public, quindi per le due variabili public che sono in realtà delle costanti di classe. Quindi la variabile interesse è la percentuale di interesse su saldo positivo, mentre int passivo è la percentuale di interesse su saldo negativo. Il metodo set saldo imposta il valore iniziale del saldo a un parametro che è il saldo iniziale. Il metodo preleva aggiorna il saldo a seguito di un prelievo e ha un parametro che è l'importo prelevato. Il metodo versa aggiorna il saldo a seguito di un versamento e ha un parametro che è l'importo versato. GetSaldo restituisce il saldo del conto corrente, non ha parametri, però ha un'istruzione return che restituisce appunto il saldo del conto corrente. E infine il metodo getInteressi che restituisce l'interesse attivo o passivo in base al saldo. E quindi... Non ha parametri ma è un'istruzione return che restituisce l'interesse sul saldo del conto corrente. Ora andiamo a generare questa documentazione utilizzando il tool javadoc. Quindi su project, clicchiamo, selezioniamo generate javadoc e eh, clicchiamo su finish. Questa è la documentazione che è stata creata. Guardiamo com'è fatta. Vedete ci sono i campi, le, le costanti, public, e il costruttore che per il momento non utilizziamo, i metodi che abbiamo definito e poi qualche informazione aggiuntiva sui vari metodi. All'interno del progetto che ho chiamato um, bancomat ho creato un ulteriore package dal nome bancomat e all'interno di questo package ho creato la classe bancomat questa classe ha il metodo main perché è l'applicazione che deve fare le seguenti cose primo assegnare al saldo un valore iniziale con il metodo setsaldo poi Secondo punto, presentare all'utente un menu di opzioni tra le quali è possibile scegliere. Le opzioni sono quelle che vedete qui. Visualizza saldo, versa, preleva, calcola interessi, termina. E poi, come ultimo punto, in base alla scelta dell'utente, deve essere svolta l'operazione corrispondente. Quindi, prima di tutto, ci dobbiamo chiedere. Che tipo di eh, algoritmo andiamo a realizzare? È un algoritmo eh, che contiene sicuramente delle selezioni, ma è un algoritmo eh, ciclico oppure no? Io preferisco questa seconda opzione. Inoltre, normalmente quando c'è un menu da presentare all'utente, si utilizza un ciclo post-condizionale, quindi passando al codice, una istruzione do while. Un'ulteriore osservazione, poiché ci sono diverse selezioni da fare, ossia sulla base di quello che l'utente inserisce come scelta, bisogna andare ad eseguire una ben determinata operazione, queste, queste selezioni sono tutte fatte sulla, sul valore di una singola variabile, che è la variabile che utilizziamo per leggere ciò che l'utente inserisce da tastiera come scelta. Quindi questo è proprio il caso in cui si presta molto bene all'utilizzo di un switch case. Quindi, riepilogando, utilizzerò un do while per gestire il ciclo e all'interno di questo ciclo ci sarà uno switch case per ehm, andare ad effettuare le operazioni in base alle scelte dell'utente. Tra queste opzioni c'è l'opzione termina che consente invece di terminare l'applicazione. Cominciamo quindi con assegnare al saldo un valore iniziale utilizzando il metodo set saldo della classe conto corrente, quindi il metodo set saldo. Andiamo noi a impostare direttamente il valore del saldo senza chiederlo all'utente, quindi conto corrente. Punto set saldo. Mettiamo un saldo iniziale, per esempio 1000. Ora vado a impostare il ciclo do e while momentaneamente solo momentaneamente scrivo true qui tra le parentesi tonde altrimenti mi segnala errore poi andrò a sostituirlo con la condizione quella eh, utile per questo tipo di algoritmo quindi All'interno di questo ciclo una, la prima cosa da, da fare è presentare questo menu di opzioni per l'utente. Utilizzerò a tal scopo le finestre di dialogo e in particolare questa finestra di dialogo che adesso vado a farvi vedere. La classe JoptionPane di Java permette, come abbiamo già visto, di eh, utilizzare delle finestre di dialogo. Eh, per ora abbiamo utilizzato le finestre di dialogo di input con il metodo showInputDialog e quelle di output con il metodo showMessageDialog. Questa finestra che vedete qui è una variante mh, di eh, showInputDialog perché consente non solo di inserire un valore ma di scegliere eh, tra una lista di opzioni. Come si crea? Allora, qui vedete il codice. Abbiamo eh, jOptionPane.showInputDialog, che è appunto il metodo, il quale ha i seguenti parametri. Un primo parametro è null. Il null è dovuto al fatto che nella nostra applicazione non c'è una finestra de, mh, vera e propria dell'applicazione stessa e quindi dobbiamo inserire null. La, il secondo parametro è una stringa che è il messaggio che vogliamo che appaia all'utente. Il terzo parametro è sempre una stringa che è il titolo della finestra. Poi eh, questo, questa costante eh, specifica è una costante di rejection Pane, che tipo di messaggio, che nel nostro caso è un plain message perché è possibile anche inserire messaggi di tipo, diversi, eh, di tipo diverso che visualizzano delle icone particolari. Il parametro null che vedete qui invece ehm, è null perché noi non utilizziamo un'icona per la finestra, ma se ci fosse un'icona potremmo mettere qua eh, il riferimento ad essa. E infine eh, abbiamo, non infine, come penultimo parametro abbiamo un array. Di object, che nel nostro caso saranno delle stringhe e ehm, questo array appunto contiene tutte le varie opzioni che vogliamo visualizzare nella finestra. Ultimo parametro, invece, è la stringa che vogliamo appaia come prima opzione. Questo metodo restituisce un valore di tipo object. Quindi dovremmo fare attenzione, perché usando delle stringhe dovremmo fare un cast. Ho copiato e incollato il codice. Ora devo fare alcune modifiche. Intanto devo importare la classe jOptionPane Pane. Mi posiziono su jOptionPane Pane e vado a selezionare Import jOptionPane Pane dal package javax.swing. Poi il, il messaggio che deve apparire all'utente lo modifico leggermente. Invece di scegliere una voce dall'elenco, scegli un'operazione dall'elenco. Il titolo della finestra lo trasformo in bancomat e ehm, vado a sostituire queste generiche opzioni 1, opzione 2, eccetera, con le opzioni che voglio eh, che appaiano, che corrispondono alle varie operazioni possibili. Ecco le varie operazioni. Come prima opzione scelgo di inserire termina. Posso a questo punto andare a mm, scrivere la condizione di terminazione del ciclo. Siccome il ciclo deve continuare fin tanto che l'opzione scelta dall'utente è diversa da termina, qua dovrò scrivere che str deve essere diversa not equals termina. Vedete però che c'è un errore. L'errore è dovuto al fatto che la stringa str è dichiarata all'interno del ciclo e quindi non è visibile all'esterno. Pertanto andrò a dichiarare questa variabile fuori dal ciclo do while e le darò anche un valore iniziale uguale a null trattandosi di un oggetto. Tuttavia, questo non è sufficiente a risolvere il problema perché non posso dichiarare una variabile in due punti diversi, la stessa variabile, pertanto dovrò andare a togliere via qua il tipo di dato. Bene, a questo punto eh, posso impostare lo switch all'interno di questo ciclo scrivendo switch. Tra le parentesi tonde, vado a inserire la variabile di controllo dello switch, che è la variabile str, però, anche così, purtroppo c'è qualcosa che non va. Andiamo adesso a vedere qual è il problema posizionandoci su questa linea rossa. Il problema è che che uno switch on a value of type object, ossia. La variabile di controllo dello switch non può essere di tipo object, può essere di tipo string, ma non di tipo object. E che cos'è che devo fare allora? Ma potrei provare a modificare il tipo di dato di str al posto di object scrivere string, però questo genera altri problemi, altri errori. Perché? Perché questo metodo restituisce un object, non una stringa. Quindi la soluzione è quella di fare un cast, ossia convertire il valore restituito da questo metodo in una stringa scrivendo davanti a geoptionpane.showinputdialog tra parentesi tonde il tipo string bene adesso andiamo a costruire vari case il primo case è l'opzione visualizza saldo questa quindi copio e incollo poi devo andare a scrivere un due punti eh, dopo ci saranno le istruzioni che dobbiamo eseguire se l'utente sceglie e visualizza salto le istruzioni le vado poi a inserire dopo ma tra queste ce n'è una indispensabile che è l'istruzione break senza la quale Entrando in questo case verrebbero eseguiti anche tutti i case successivi, cosa che certamente non vogliamo. Tutti i vari case impostati, osservate che manca termina, perché non c'è bisogno di fare niente se l'utente sceglie termina, perché è la conseguenza è che si esce dal ciclo. Bene, consideriamo il case visualizza saldo. Qua dobbiamo proprio visualizzare, utilizzeremo una finestra di dialogo di messaggio. Dobbiamo, dicevo, visualizzare il saldo. Quindi Intanto useremo questo metodo show message dialog, sempre della classe Pane. Il primo parametro è null, il secondo parametro è una stringa costituita dalla parola saldo uguale e poi dal saldo vero e proprio per ottenere il saldo dobbiamo andare a richiamare il metodo get saldo quindi tornando bancomat qua andremo a scrivere conto corrente punto lo possiamo scegliere anche da qui get saldo Per l'opzione versa non basta richiamare il metodo eh, della classe conto corrente, bisogna prima chiedere all'utente di inserire l'importo da versare. E bisogna quindi dichiarare una variabile eh, che chiamerò importo per ehm, specificare appunto l'importo da versare. Siccome utilizzerò questa variabile importo sia per versa sia per l'opzione preleva preferisco dichiararla fuori dal ciclo, la dichiaro qui e le do anche un valore iniziale. La variabile importo è una variabile di tipo double. Tornando quindi a Versa, ecco che posso scrivere importo uguale e poi double.parseDouble double serve per convertire ciò che viene inserito dall'utente in un double richiamo il metodo showInputDialogueDejectionPane specificando di inserire l'importo da versare l'importo inserito dall'utente finisce proprio in questa variabile ed ecco che a questo punto posso andare ad effettuare il versamento scrivendo Conto corrente. Punto. Prendiamo la, la, il metodo versa e come vedete c'è già anche la il nome della variabile corretto. Stessa cosa faccio per preleva, ma eh, invece di andare a scrivere, inserisci l'importo da versare, cambio e scrivo prelevare. E qui di nuovo richiamo il metodo conto corrente.preleva passando come parametro l'importo da prelevare. Naturalmente perché tutto funzioni devo anche assegnare alla variabile importo quello che l'utente inserisce. Andiamo ora a calcolare e visualizzare gli interessi. Quindi utilizzando sempre una finestra di dialogo di messaggio, andiamo a richiamare il metodo della classe conto corrente. Get Interessi. Bene, adesso possiamo testare l'applicazione. Inseriamo, scegliamo visualizza saldo e salde 1000. Andiamo ad effettuare un versamento di 500. Poi visualizziamo nuovamente il saldo che è 1500, correttamente. Facciamo un'operazione di prelevamento, preleviamo 200. Il saldo, vediamo se è aggiornato si sì, a 1300. Giusto, ora andiamo a eh, fare il calcolo degli interessi. Questi sono gli interessi. Proviamo a rendere il saldo negativo. Quindi abbiamo 1300. Andiamo a fare un prelevamento di 1500. Ok. Adesso il saldo è negativo e vediamo il calcolo degli interessi meno 14 e infine terminiamo.